credo che per il 24, nonostante abbiamo sicuramente qualche problema di spazio che permane, ma che però abbiamo anche compensato attivandoci noi come amministrazione per il recupero di spazi comuni, di aule non utilizzate, di laboratori che erano meno frequentati e per cui possono essere ridestinati anche a spazio per le attività didattiche, credo che siamo riusciti a trovare comunque una quadra per mantenere tutti i ragazzi in classe, che è stato l'obiettivo primario condiviso dal primo momento con le scuole, e per organizzare anche una buona ripresa delle attività didattiche per le persone portatrici di diverse abilità che ovviamente mostreranno qualche difficoltà maggiore ad integrarsi in questo sistema, che però è un sistema che parte organizzato, diciamo, di profilo basso dal primo momento, per cui noi rientriamo in classe d'accordo con i dirigenti, ai quali va il mio veramente abbraccio, perché non è più né un applauso né un, come dire, un complimento il mio, è un abbraccio fraterno, visto che abbiamo condiviso buona parte di un percorso di vita negli ultimi mesi. E devo dire che sono stati presentissimi. Giugno, luglio e agosto non ci si è mossi di qua. Organizzare la riapertura delle attività, la ripresa della scuola in presenza, senza doppi turni, senza sfasature nella vita quotidiana delle persone, senza impatto sulle famiglie, vi garantisco che non è stata una cosa semplice. Organizzare la valutazione e l'approvvigionamento delle dotazioni, degli arredi, i lavori da fare, quelli di maggiore impatto sul recupero degli spazi, ma meno invasivi in termini di tempo, anche per i tempi stretti che abbiamo avuto, considerato che il Ministero ci ha messo a disposizione i fondi tra fine luglio, primi agosto, insomma, quando comunque i nostri dipendenti comunali dovevano ruotare per le ferie. E, insomma, e anche a loro va il mio ringraziamento, perché qualcuno ci ha rinunciato, è stato qua quando ci è servito. Insomma, tutto questo messo insieme credo che potrà essere utile ad una riapertura in sicurezza della scuola, con la collaborazione fondamentale delle componenti genitoriali, delle famiglie, le quali sono invitate fin d'ora a seguire tutte le regole che verranno loro impartite dai dirigenti scolastici. A Flash, trasporto e mensa. giugno, nei primi incontri interlocutori, noi abbiamo definito che non fosse il caso di riprendere questo tipo di servizio, sia perché è difficile mantenere, diciamo, il distanziamento e non creare assembramento sugli scuolabus, soprattutto d'inverno quando sono chiusi e riscaldati, sia anche per il servizio mensa, perché il servizio mensa comportava la necessità di organizzarlo nelle stesse postazioni di studio dentro le aule, quindi un surplus e uno sforzo di organico, tra l'altro, oltre che di organizzazione di chi fornisce il servizio, che in questo momento non è possibile immaginare, anche perché il famoso organico Covid, che dovrebbe servire a gestire la differenziazione e la separazione delle classi numerose, perché noi possiamo anche recuperare spazi, ma poi le classi debbono essere comunque divise in più aule, il che significa moltiplicare i docenti che le seguono. Se questi docenti aggiuntivi, chiamati organico Covid, non vengono inviati dal Ministero, chiaramente avremo delle classi scoperte. Al momento compensiamo con i docenti chiamati a fare il tempo lungo, quindi sospendiamo le 40 ore d'accordo con le scuole, ragioniamo sul tempo corto, faremo solamente la mattina fino alle 13:30 per la primaria, fino alle 13 per l'infanzia. E il tempo pomeridiano verrà rispalmato la mattina dove c'è necessità di colmare posti in aula. Fermo restando che però diamo la nostra massima disponibilità a riprendere il servizio nel momento in cui l'organico dovesse essere congruo rispetto alle finalità per cui è chiamato a lavorare, e ovviamente riusciamo a gestire negli spazi anche con il supporto delle ditte affidatarie, aggiudicatarie dei servizi, che però devo dire al momento ci hanno dato anche una certa disponibilità. Per il trasporto forse, mi auguro, lancio qui adesso un input positivo, potrebbe essere addirittura più semplice perché è dell'ultima proprio settimana una uscita di linee guida che in qualche modo ci consente di gestire flussi un po' più numerosi di quelli che inizialmente immaginavamo sui pulmini, e poiché Nocera Superiore è un paese molto dispersivo in termini di frazioni, per cui molte persone abitano non nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici, è nostra intenzione rivalutare da subito la possibilità di riprendere il servizio scuolabus, forse numericamente ridimensionato, ma in modo da poter però consentire a chi abita più lontano di raggiungere la scuola, servizio che secondo il Ministero non fa parte dei servizi di diritto allo studio. Secondo l'amministrazione Cuofano, sì.